l'ho conosciuto, sono comandante della stazione di Benasco e quindi ho conosciuto Gilberto, siamo diventati amici, diciamo. È una bravissima persona, una persona corretta e la reputo, posso dire amico, una ripetizione di parole. Secondo lei cosa potrebbe portare in più a questa politica piemontese? Portare? Ma innanzitutto serietà, a parte che c'è una certa serietà, quindi c'è la continuità della serietà. Poi la vicinanza alla gente, c'è il classico, il vero sindaco a contatto con la gente. E Gilberto è uno di quelli, il giorno di Natale che va in giro a salutare gli amici, gli anziani, i carabinieri, i vigili, chiunque trova per strada. Ecco, lei, lei ricorda un episodio particolare in cui ha visto Gilberto Giuffrida, diciamo, sul territorio? Ci sono stati tantissimi, l'ho sempre visto arrabbiarsi anche in momenti, soprattutto quando non si trovavano delle soluzioni, cioè anziché calmarsi si alterava per cercare di trovare una soluzione e poi tutto sommato si trovava, diciamo, una coda, una quadra, si è sempre trovato per accontentare un po' tutti. Quindi la persona giusta, possiamo dire, per questo magari rinnovamento della politica. Sì, secondo me è una brava persona e merita. Gilberto. Sono qui perché sono amico da 20 anni di Gilberto, che stimo come persona. Non ho mai condiviso i suoi obiettivi politici, ma mi sono reso conto che le persone valgono più dei partiti. Dovevo dirla questa cosa o no? Ma io la dico lo stesso. Ecco, infatti la mia domanda è questa: un uomo come Gilberto potrebbe portare magari un'ondata di trasparenza, novità, in questa trasparenza, politica, onestà, quello che manca alla politica attuale, a tutti, valgono le persone e non i partiti. Sempre peggio vado, è vero? Possiamo definire il suo orientamento politico, giusto per avere un'idea? Il mio orientamento politico è sulle persone e non sui partiti. Quindi votiamo Gilberto, ovviamente, a tutto spiano, mi raccomando, e chi non lo vota, peste lo colga. È un personaggio unico, veramente, che gli si dà la credibilità, gli si dà l'anima, perché veramente è impegnatissimo nelle cose che fa e lo si vede dai risultati che ha avuto, quindi decisamente voto Gilberto, perché è troppo una persona seria. Ecco, in questo momento difficile della politica, sappiamo le difficoltà anche nell'esprimere un proprio ideale politico, possono contare di più le persone che i partiti? Sì, contano, specialmente per chi è di una generazione come la mia, crede ancora nelle persone perché crede nei risultati. I partiti in questo momento mi lasciano un po' desiderare, invece le persone come Gilberto ci danno la fiducia. L'augurio non è per Gilberto, è per chi lo voterà, perché chi voterà Gilberto secondo me farà del bene ai cittadini di Benasco, di Torino, di tutti i comuni limitrofi, di tutti.
tutte queste zone vicine, semplicemente perché è una persona che al di là di degli interessi politici che possono riguardare molte persone, lui è al di fuori da questo mondo, lui mira solo e semplicemente a fare il bene comune, e quindi secondo me ci guadagnano tutti quelli che lo votano. A Gilberto l'ho conosciuto che praticamente era il mio primo posto di lavoro e lui era il titolare, mi ha dato la prima opportunità di lavoro, dopodiché grazie a lui sono riuscito a imparato bene il mestiere e con i suoi consigli sono riuscito ad ottenere anche dei bei risultati. Ecco, che cosa hai apprezzato di più di lui come persona? Come persona la semplicità, la schiettezza, quindi è una persona così come la vedi è. Ecco, secondo te potrebbe portare nella politica piemontese un rinnovamento, una trasparenza, diciamo? Ma sicuramente è in grado di trasferire tutte queste sue doti e pertanto crede sempre in quello che fa e penso sia una persona molto positiva per la regione. L'ho conosciuto nell'83, quindi sono parecchi anni. Allora io gestivo un'agenzia per macchine d'ufficio e sono andato nella sua allora agenzia dove era operatore turistico, così giusto una cosa veloce per un viaggio. E lì ci siamo incontrati, abbiamo preso un caffè assieme e da allora siamo diventati amici prima. E poi lui voleva cambiare un po' aria ed è andato a finire che siamo diventati soci proprio a livello di operativo. Ecco, che cosa ha apprezzato di più di Gilberto in quegli anni che hai conosciuto? Ma Gilberto intanto la sua disponibilità con tutti, soprattutto poi con me, perché essendo socio operativo è però a parte un lavoratore instancabile. Lì ha preso anche un po' da me, obiettivamente, però una cosa che la sua capacità nel, diciamo, diffondere se stesso, lui si vendeva bene, si è sempre venduto molto bene, ma per dire la verità per Gilberto per me è stato, possiamo dirlo, un fratello minore, perché io ho più anni di lui, e quindi a livello proprio poi anche commerciale si è dimostrato sempre all'altezza, sempre. Devo dire obiettivamente che una persona che se è arrivato dove è arrivato oggi è perché nella vita si è sbattuto molto, moltissimo, quindi è una persona validissima, sempre stato molto ma molto valido, e anche oggi è la stessa cosa. Potrebbe servire a questa politica piemontese in regione? Se entriamo proprio nei meriti di Gilberto ce ne sono pochi, e quindi lui obiettivamente potrebbe essere una persona che può dire la sua ancora oggi, nonostante che, come si dice, la politica ormai non ci crede più niente, non ci crede più nessuno, può dire ancora la sua, quindi sosteniamolo, io sono il primo a dire sosteniamolo, altro non so cosa dire, perché non è da me da fare delle interviste e accettarle così, quindi vuol dire che se voi ritenete che le mie parole possono valere qualcosa per Gilberto, ben vengano. Beh, Gilberto era un ragazzino della Federazione Giovanile Comunista quando io ero già nel partito da un po' di anni, e lui era uno dei ragazzi che emergevano nell'allora Federazione Giovanile da me lasciata da qualche anno. Ecco, quali qualità ha potuto notare? Sempre sveglio, vivace, nei problemi. Lui ha mai tralasciato di entrare nel merito delle questioni, quindi lo studio, l'applicazione, e poi l'ha anche dimostrato successivamente facendo bene il sindaco di Beinasco in due legislature, votato addirittura al 70%. Quindi... Ecco, si parla molto della crisi della politica, dei valori. Ecco, si può dire che oggi contano più le persone che i partiti? Beh, questo sicuramente, contano più le persone che i partiti, ma non perché le persone contano di più perché non ci sono più i partiti. Il dramma vero è che non c'è più la struttura, l'organizzazione. Difatti anche il dibattito nostro, diciamo, all'interno della sinistra, quando si ragiona su le cose tipo il partito leggero, partito organizzato, dà il senso di come questa cosa non regga più, non c'è più la selezione dei quadri, non c'è più la partecipazione, non c'è più la formazione dei quadri. Io non so se Gilberto l'ha fatta, ma noi ci siamo fatti tutti le frattocchie, cioè abbiamo avuto un percorso politico con il partito che ti selezionava e ti promuoveva rispetto alle capacità che eri in grado di mettere in campo. Io
per combinazione della storia ho fatto l'assessore a Torino nella prima giunta di Diego Newelli, voglio dire, no, da questo punto di vista c'era un meccanismo selettivo che adesso non c'è più. Ecco, una persona come Gilberto può far bene la politica piemontese per quanto riguarda anche la trasparenza? Sicuramente. E intanto il meccanismo dell'onestà è uno dei meccanismi principali e su Gilberto possiamo mettere le mani, i piedi e anche altro sul fuoco. Quindi da questo punto di vista Gilberto è sicuramente un personaggio che può garantire questo aspetto. Ma essere onesti è condizione necessaria ma non sufficiente. La sufficienza arriva quando sei anche in grado di affrontare i temi politici e i temi soprattutto della gente, non tanto quelli politici ideali, ma quelli della gente concreta di tutti i giorni, il lavoro, l'assistenza, la sanità e quant'altro. Lui, o so che ha fatto esperienza anche nell'ASL e quindi da questo punto di vista è un personaggio preparato per poter fare bene il suo mestiere.